cammina allegramente e con un cuore sincero ed aperto al più che puoi. E quando non si possa mantenere sempre questa santa allegrezza, almeno non ti perdere mai di coraggio e di confidenza in Dio. Buona giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene a voi. Ecco, la parola di Padre Pio oggi ci porta nel suo animo veramente francescano della perfetta letizia, della gioia del cuore. Credo che tutti quanti noi conosciamo almeno in parte l'esperienza di Padre Pio, la sua vita terrena, che è stata sempre piena di sofferenza, di difficoltà, a volte in certi periodi anche di grande incomprensione, di grande avversione dagli altri, da chi forse avrebbe dovuto anche difenderlo, capirlo e aiutarlo a realizzare la sua missione per la quale il Signore l'aveva chiamato e gli aveva dato dei segni particolarissimi, per esempio le stimmate, perché lui potesse riconciliare il mondo con Dio, perché potesse annunciare la misericordia grande di Dio. Eppure diciamo che in tutte queste situazioni Padre Pio ha mantenuto una santa e francescana allegrezza. Sono famosi tutti quei racconti, quelle storielle, anche le battute ironiche e scherzose di Padre Pio. Con tutta la sua sofferenza lui viveva questa allegria spirituale. Ecco, ci ricolleghiamo anche, penso che anche questa la conosciamo abbastanza, che è la perfetta letizia di San Francesco. Francesco che ricorda ai suoi che la perfetta letizia, cioè la gioia vera che nell'intimo del cuore di ogni frate o di ogni cristiano, non è fatto per tutte quelle cose che il mondo ci possono dare di realizzazione della nostra vita, ma è fatta affrontando le difficoltà che noi incontriamo per amore di Dio. La perfetta letizia è lì, alla porta della Porziungola, rifiutati e allontanati dai frati. Scrivi, frate Leone, che qui è la perfetta letizia. Anche noi vogliamo crescere in questo spirito francescano di gioia, di serenità e di pace. E Padre Pio ci ricorda che a volte, qualche giorno, è un po' difficile realizzare questo. Però, ecco, se è difficile realizzarlo per noi, nulla è impossibile a Dio. Confidiamo in Dio e buona giornata a tutti voi. Et tu.